Aperto a nave il primo tratto della nuova strada, collega la nuova rotatoria sulla Sarzanese a via dei Pellegrini. Al termine dei lavori servirà a togliere il transito dei mezzi pesanti da via Duceschi. Gli operai rocciatori al lavoro, Taverni e Trassilico in dirittura d'arrivo, l'intervento per la riapertura della strada comunale a Gallicano dopo le frane dello scorso novembre. Al via Bullovar il progetto contro il bullismo, presentata a Capannori l'iniziativa che si rivolge in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Lo sport lucchese, fatto 30, la rabbia del Pineto, trasferta ricca di trabocchetti per i rossoneri di scena sabato al Pavone Mariani. Gli abruzzesi hanno cambiato allenatore, out Booker, probabile impiego di Fazzi al centro della difesa. La Mission Impossible del Forte dei Marmi, nella quinta giornata del girone di Champions League di hockey, i rossoblu giocano sulla pista della formidabile squadra catalana, serve una vittoria per poter sperare ancora nel passaggio del tour. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Partiamo da Lucca, in particolare da Nave, dall'apertura al primo tratto della nuova viabilità voluta dall'amministrazione comunale. Primo tratto che collega la via Sarzanese, dove è stata realizzata la nuova rotatoria, con via dei Pellegrini. Vediamo il servizio. È stato aperto a Nave il primo tratto della nuova strada destinata a collegare la Sarzanese con via dei Sillori. Questo primo tratto di viabilità collega intanto la nuova rotatoria all'altezza del nuovo supermercato Eurospin con via dei Pellegrini. All'apertura della strada, realizzata a tempo di record dalla ditta Del Debbio, era presente l'assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani. È un tratto di strada molto importante perché di fatto migliora molto la sicurezza stradale. Tutti gli abitanti di via dei Pellegrini o tutti i fruitori di via dei Pellegrini potranno oggi avere a disposizione una nuova strada per immettersi sulla via Sarzanese. Intanto le ruspe sono già al lavoro per la realizzazione del secondo lotto, quello che arriverà fino a via dei Sillori, fornendo quindi ai mezzi pesanti un accesso più adatto all'impianto di sistema ambiente. Questa rotatoria si va in via dei Pellegrini e da via dei Pellegrini va in via dei Sillori per raggiungere la stazione ecologica di Nave. E quindi libera finalmente via Duceschi, via Nave, che è martoriata dai camion di sistema ambiente da anni. Una volta terminata completamente l'opera, si potrà valutare l'eventuale eliminazione del semaforo posizionato più avanti sulla Sarzanese, che, spiega l'amministrazione comunale, crea qualche problema al traffico. Bisogna trovare qual è però la via, il piano B in sostanza, per creare una viabilità alternativa o un sistema alternativo che permetta per chi abita da Nave per andare in direzione di Lucca possa avere un accesso agevolato alla Sarzanese. La cronaca: i carabinieri di San Concordio hanno arrestato un operaio di 53 anni, originario di Pistoia ma domiciliato a Lucca, per violazione del divieto di avvicinamento all'ex compagna. L'uomo era già stato condannato in primo grado lo scorso giugno per atti persecutori nei confronti della donna. Dopo la sentenza aveva però violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, divieto disposto dal tribunale. La questura aveva allora emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca. E per tutta risposta l'uomo da Pistoia si è trasferito proprio a Lucca, in un'abitazione a poca distanza da quella della donna. A questo punto la Corte d'Appello di Firenze, temendo l'emergere di una progressiva pericolosità del 53enne, ha ordinato l'arresto. L'uomo adesso si trova nel carcere di San Giorgio. Andiamo in Garfagnana, torniamo a parlare di lavori pubblici, di interventi sulla viabilità, perché sono quasi conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Verni-Trassilico. Sono ormai in dirittura di arrivo i lavori di messa in sicurezza del versante che sovrasta la strada comunale per i paesi di Verni e Trassilico nel comune di Gallicano. Nello scorso novembre, a seguito dei temporali che causarono danni ingenti anche in Valle del Serchio, ad essere colpita è stata anche questa parte della Garfagnana. In quella circostanza furono le reti paramasse ad evitare il peggio. Adesso, per mettere in sicurezza tutto il versante, è stato necessario bonificare l'area dalle pietre pericolanti e dalla vegetazione. Peraltro, come spesso accade, sono proprio gli alberi a smuovere il terreno e a causare movimenti franosi. Visto la complicata situazione del versante, l'intervento è stato realizzato da un'azienda specializzata ed eseguito quasi tutto completamente da operai rocciatori.
Una volta tolta la vegetazione si è proceduto a riposizionare la rete a terra e la rete paramassi a copertura della strada comunale. Una sommorgenza appunto avvenuta i primi di novembre che abbiamo affrontato. Si tratta di un intervento che va oltre i 200.000 euro che abbiamo finanziato inizialmente con soldi del bilancio e stiamo aspettando che arrivino le risorse da parte dello Stato e della Regione. Si conclude un intervento che è importante per rendere sicura la viabilità e l'accesso alle due frazioni di Verni e Trassilico. Per effettuare l'intervento è stato necessario chiudere nelle ore lavorative la strada comunale, cercando comunque di creare meno disagio possibile alla popolazione. Abbiamo avuto delle difficoltà per la popolazione perché la strada è stata interrotta e chiusa temporaneamente, ma devo ringraziare la ditta Baca Arben che ha collaborato e fatto in maniera che comunque la popolazione avesse meno disagi possibili. Se in questi giorni non ci saranno problemi dettati alle condizioni atmosferiche, entro la fine della prossima settimana i lavori saranno terminati. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Capannori dove è stata presentata un'iniziativa contro il bullismo. Ce ne parla Virginia Torriani. Prevenire il bullismo e il cyberbullismo e progettare azioni concrete di contrasto a questi due fenomeni attraverso iniziative rivolte alle nuove generazioni. Questo è l'obiettivo del progetto Bullover, promosso dal Comune di Capannori, in partenariato con Lucca Creative Hub e finanziato dalla Regione Toscana. L'iniziativa coinvolgerà gli istituti comprensivi di Capannori, Lammari, San Leonardo in Treponzio e Camigliano e una rete di associazioni. Tra le attività previste, laboratori condotti da esperti in metodologie Design for Change, attraverso cui i partecipanti potranno approfondire il fenomeno, riflettere sulle sue cause e conseguenze e prendere parte all'identificazione, alla progettazione e alla realizzazione di una o più azioni concrete che lo contrastino. Il modo migliore è quello di affrontare queste situazioni, di parlarne, di farlo anche con specialisti, quindi dagli educatori agli psicologi, agli assistenti sociali e di fare una collaborazione molto stretta tra scuole, associazioni e territorio. Il Comune vuole affrontare questo tema perché vuole prendersi cura delle persone, quindi come punto di riferimento, come casa di tutte le persone, quindi è a disposizione per ascoltare con vicinanza ed accompagnare le situazioni più fragili. La giornata inaugurale nella sala consiliare comunale, gremita di studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Questa iniziativa è molto bella e sono contenta di essere stata invitata. Sempre per quanto riguarda Capannori, ma parliamo adesso di elezioni, i coordinatori provinciali dei partiti di Italia Viva, Più Europa e Liberal Democratici Europei hanno annunciato ufficialmente l'appoggio alla corsa di Giordano Del Chiaro alle prossime elezioni amministrative, ovviamente per la carica di sindaco. Riteniamo Del Chiaro per qualità personali e capacità amministrative, hanno detto i coordinatori provinciali, il personaggio più autorevole per iniziare un nuovo percorso di sviluppo sostenibile in un territorio determinante per la Piana di Lucca e per l'intera provincia. Torniamo a Lucca, dove è stato presentato un progetto per lo scambio internazionale tra operatori impegnati con studenti con disabilità. Ancora Virginia Torriani. Portogallo, Spagna e Italia più vicine per facilitare lo scambio internazionale di competenze e know-how tra operatori ed educatori impegnati con studenti con disabilità. È quanto prevede il progetto ARISE, un'iniziativa Erasmus Plus che vede come capofila la Fondazione per la Coesione Sociale, ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, impegnata insieme ai partner Federación Down Galicia, Associação Grau Vasco e LimeUp in un percorso cofinanziato dalla Commissione Europea. Il tema principale è l'inclusione e le persone con disabilità. Quindi oggi c'è stato uno scambio tra il mondo del territorio lucchese, il mondo dell'associazionismo e delle istituzioni, e questo scambio ha permesso di parlare di buone pratiche, di innovazione sociale. Una sinergia internazionale per dar vita a una rete di conoscenze e competenze, uno spazio di dialogo e apprendimento reciproco, animato dal preciso obiettivo di dar vita a politiche educative più sensibili alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Siamo molto grati di essere qui, è un'opportunità enorme per noi. In Spagna esistono già dei centri di formazione dedicati, crediamo quindi che sia una grande occasione per conoscere come funziona il sistema educativo in paesi come Italia e Portogallo, che sono nostri diretti referenti. La lotta contro l'abbandono dei rifiuti ad alto pascio. Solo nel mese di gennaio la Polizia Municipale, coordinata dal comandante Italo Pellegrini, ha emesso 17 sanzioni per abbandono dei rifiuti nei confronti di privati cittadini, sia altopascesi che delle zone limitrofe, lo riferisce l'amministrazione comunale. Continuano anche le attività del gruppo Sosteniblyamo, che ogni fine settimana si occupa di ripulire altopascio e le sue frazioni dai rifiuti abbandonati, coinvolgendo attivamente i cittadini. Parliamo adesso dello sciopero degli avvocati penalisti che ha riguardato anche la Camera Penale di Lucca. Vediamo. 3 giorni di astensione dalle udienze. Anche gli avvocati della Camera Penale di Lucca hanno aderito allo sciopero indetto dall'Unione Nazionale Camere Penali per protestare contro le norme del pacchetto sicurezza decise dal governo. In particolare gli avvocati protestano contro quella che definiscono un'intollerabile situazione all'interno delle carceri italiane. Dall'inizio di quest'anno sono già 16 suicidi che si sono verificati tra i detenuti che, spiegano i legali, in molti casi devono sopportare condizioni intollerabili. Le Camere Penali chiedono che il governo metta mano al problema del sovraffollamento e di non considerare la detenzione in carcere come la soluzione a tutti i problemi di sicurezza. È quindi necessario una soluzione che renda più agevole la possibilità appunto di fare delle misure alternative il vero centro del sistema penale. Altro motivo di protesta è l'obbligo per gli imputati di dover firmare un nuovo mandato all'avvocato in caso di processo di appello dopo il primo grado. Per gli avvocati si tratta di una vera e propria limitazione del diritto di difesa e di impugnazione per quelle persone che per motivi di forza maggiore sono rimaste assenti dal processo. È scomparso la notte scorsa all'età di 76 anni Alfredo Castelli, il creatore della serie a fumetti Martin Mister. Castelli ha partecipato più volte a Lucca Comics e Games, anche all'ultima edizione dello scorso anno, ed era stato a Lucca anche in occasione della mostra per i 100 anni dell'aeronautica. Castelli è stato e resterà una leggenda della letteratura disegnata, un amico e un mentore, ha commentato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics e Games. Parliamo adesso di TV, web, ma anche e soprattutto di controversie telefoniche tra gli utenti e i gestori delle compagnie telefoniche, perché sono tutti campi d'azione del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che nel suo tour toscano ha fatto tappa anche a Lucca. Corecom in tour. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, guidato dal presidente Marco Meacci, ha fatto tappa a Lucca, Palazzo Ducale, nell'ambito del viaggio in Toscana per far conoscere le proprie attività a cittadini ed imprese. Il Corecom, come è noto, vigila sulla comunicazione politica delle emittenti locali, in particolare nei periodi di campagna elettorale, per il rispetto della par condicio e promuove il cosiddetto patentino digitale per responsabilizzare i più giovani sulla navigazione in rete e sull'utilizzo dei social. L'altro grande campo di attività del Comitato è la gestione delle conciliazioni in caso di controversia tra utenti e gestori telefonici. Sappiamo che ciascuno di noi spesso così si trova in difficoltà in questa situazione, per cui il Corecom istituzionalmente, come funzione delegata da Agicom, svolge questa funzione a titolo completamente gratuito, dando risposte positive a centinaia, migliaia di persone che ogni anno si rivolgono ai nostri uffici e che appunto trovano questo ausilio e questa collaborazione. Un servizio sempre più importante anche in Toscana. Nell'ultimo anno sono state ben 100.000 le domande di conciliazione evase dal Corecom nella nostra regione. È tutto per la cronaca, adesso un breve break pubblicitario e subito dopo arriva lo sport.